Buona parte delle tematiche legate all'immigrazione sono uscite fuori dai circuiti mediatici mainstream in questo periodo. Ed è un peccato perché non toccarli significa non guardare la realtà anche ai tempi del coronavirus. Partiamo da un piccolo lembo di terra, anzi da piccoli lembi di terra, le isole greche al confine con la Turchia, come Lesbos, come Chios. Beh, lì si stanno vivendo drammi umanitari micidiali. Da una parte la Turchia tenta di impedire l'esodo di rifugiati, di profughi dalla Siria all'Afghanistan, e che però tentano di scappare, riescono spesso a scappare nelle isole greche, dall'altra restano bloccati nelle isole greche, appunto, con il risultato che ci sono giungle, campi come Moria all'isola di Lesbos, dove il virus, il coronavirus è arrivato. E dove si rischia di morire senza avere alcun tipo di difesa e di cura garantita. Parliamo di Moria, ma potremmo parlare del resto d'Europa e potremmo parlare dell'Italia. Si stima che fra 400.000 e 800.000, quindi diciamo 600.000 persone presenti nel nostro paese regolarmente, nel senso che ci stanno anche da un po' di tempo, non sono in regola con i propri documenti, non hanno un permesso di soggiorno, sono considerati quelli che Salvini chiama i clandestini, che magari però poi servono per garantire il lavoro nero. Beh, per queste persone, non avendo appunto documenti, non è previsto l'accesso a un medico di base, non è previsto l'accesso al sistema sanitario nazionale, al servizio sanitario nazionale, scusate. È previsto al massimo la possibilità di usufruire dei pronti soccorso, delle gravi emergenze. Beh, in tempi di coronavirus, come si fa ad andare in un pronto soccorso e pensare di poter essere assistiti? La soluzione ci sarebbe. Provvedimenti di regolarizzazione immediati, quelle che noi chiamiamo sanatorie, da attuare per tutti gli uomini e le donne che sono presenti nel territorio nazionale. Il Portogallo lo sta facendo per coloro che hanno già presentato domanda di permesso di soggiorno. Da noi la situazione è più complessa. Ma se intanto si andasse verso questa via, ad esempio garantendo a chiunque è presente nel paese la possibilità di usufruire dei servizi garantiti dalla sanità pubblica, beh, probabilmente elimineremo una fonte non tanto e non soltanto di contagio, ma quanto di persone che possono essere contagiate dal virus che comunque gira dappertutto, di cui tutti potremmo essere tranquillamente portatori sani. È un provvedimento tampone, dovremmo pensare su questa base a quando, speriamo presto, terminato il coronavirus, ci si porrà il problema serio di come garantire la regolarizzazione, a tempi, continui, per cui va superata la logica della Bossi-Fini, che permette di regolarizzarsi soltanto se si è chiamati da un datore di lavoro, ma che permetta, che garantisca la possibilità di vivere regolarmente nel nostro paese. Il secondo punto, più piccolo in numeri di persone, è quello degli uomini e delle donne che stanno in accoglienza. Grazie ai tagli imposti da Salvini, restiamo ancora per un attimo in Italia. Questi uomini e queste donne vivono in condizioni più disagiate perché sono diminuiti i servizi, sono in centri più grandi e quindi le distanze di sicurezza per il virus non possono essere garantite. Tornare ai tempi in cui quantomeno c'era la possibilità di garantire l'accoglienza diffusa e quindi di impedire o di limitare le possibilità di contagio è qualcosa che si potrebbe fare. Terza e ultima questione che riguarda il pianeta Italia è quella dei centri permanenti per il rimpatrio. In Italia si continua a essere mandati in quei centri dove scoppiano rivolte e si fanno scioperi della fame. Nel resto d'Europa la commissaria ai diritti umani, proprio il 26 di marzo, ha emanato una circolare in cui, anzi una raccomandazione in cui si chiede di non tenere più le persone rinchiuse, visto che i rimpatri sono impossibili, e di liberare le persone, garantendo che non finiscano a rischio di contrarre il virus. Questo vale per chi è
trattenuto, vale per gli operatori delle associazioni che gestiscono i centri, vale anche per il personale di polizia che è addetto alla sorveglianza e alla vigilanza. Sono, ripetiamo, provvedimenti tampone su cui tutta l'Europa probabilmente deve interrogarsi, perché se c'è una cosa che andrà risolta per chi parla di economia che si deve risollevare e di Europa che deve in qualche maniera ridarsi una identità, beh, questa identità passa anche nel riconoscimento pieno del diritto a una cittadinanza europea per gli uomini e le donne non nati, non cresciuti nel continente europeo, ma che in questo continente vivono e lavorano abitualmente.